La regina Cadma per te, Miss Credente. Miss Credente per te, grazie. Scusa, regina Cadma, sappiamo perché sei un tantino irritabile, ma vedi... Ehi, perché all'improvviso ho cominciato a sprofondare? Ehi, ok, d'accordo, noi non siamo tue nemiche e per dimostrartelo non reagirò. No, sai, Will, la diplomazia in questo momento non funziona molto. Una predica la pace e l'altra attacca. Hai molto da imparare, guardiana della terra. Ehi, non ho cominciato io questa battaglia con la frutta. No, hai ragione, ma tu avevi il compito di distrarmi mentre il tuo complice sferrava l'attacco. Patetici! Ora ascoltami, Cadma. Nerissa e i suoi cavalieri hanno assunto le nostre sembianze. Halinor mi aveva avvertito che avresti provato a ingannarmi. Anche Halinor è sotto il controllo di Nerissa, vuoi capirlo? Nonna, è inutile, non ti ascolta. Ci penso io! E brava Yanlin! Così questa è tua nipote, eh? Peccato che tu non sia stata un gran modello per lei. Il tuo potere è neutralizzato, Yanlin. Rimane solo una delle tue guardiane. Ed ecco lei che ha causato il danno più grande e che dovrà soffrire per questo. Due guardiane del fuoco? Ma com'è possibile? Ormai sei spacciata! Ha detto di stare in coppia, ma nessuno vuole stare con Blanc. E la buona puzza ha guidato Blanc verso... due ragazze sveglie. Ehi, ammettilo. Sei tu che hai tentato di bruciare la giungla. E io invece dico che è colpa tua. Blanca non vedere differenza. Però Blanca potere sentire differenza. Come siete riusciti a liberarvi? Scusa, se prima non ti abbiamo chiesto il permesso. Ho sbagliato tattica. Cenere è una creatura di fuoco, ma se non ha calore con cui alimentarsi... Mettila subito, sento tanto freddo! Ah! Tu non sei ragazza sveglia, puzzi quasi niente! Taglimi le mani di dosso, mostriciattolo! Grazie del complimento! Ci serve aiuto, va a chiamare gli altri! Blanca va subito! Corri! Eliminatela! E io convincerò gli zamballani a consegnare il loro cuore nelle mie mani! Tu sei dalla mia parte. Certo, loro sono le cattive e noi le buone. Ma allora quelle non sono affatto guardiane. Molto bene, non c'è più bisogno di sprecare energia mistica. Per questi sciocchi travestimenti. Quella lì è Nerissa. Senti, Cad, ma non fare domande, dobbiamo trovare le mie compagne. Loro le ho imprigionate io. Tu che cosa? Ma non mi serve aiuto per battere questo. Ah,
no, così non ti serve aiuto, eh? Ti basta ammettere che sbagliavi! La rabbia ti rende più forte. Hai vinto. Visto? A volte fa bene ammettere i propri sbagli. Nerissa, smettila. Avanti, dammi subito il cuore di Zamballa e risparmierò la tua preziosa giungla. Regina, non dare! Blank ha portato aiuto! O almeno spera! Quello lì è uno dei distruttori! Prendiamolo! Zamballani, quelli sono i distruttori! Prendeteli! No! E adesso chi è che rischia di non sopravvivere? Forse è ora di abbandonare il campo, ma prima voglio lasciarvi un nostro prezioso ricordo. Cenere! Tocca a me! No! Prima Bowbreaker e adesso anche Ironwood. Non so se la mia corteccia resisterà al dolore. Lei è... No. È viva, ma potrebbe non svegliarsi mai più. Deve pure esserci qualcosa da fare. Non credo che le tue amiche ci riusciranno. Aspetta a sottovalutarle. Forza, Aileen, dà pure inizio alla guarigione. Prima un venticello leggero per farle sapere che l'incendio è spento. Poi una pioggia delicata che le porti nutrimento e nuova linfa vitale. Ok, ora tocca a te. E se ti confondi, osserva attentamente Cornelia. La giungla è guarita, ma purtroppo non posso svegliare Ironwood. Magari non da sola, ma se unissimo le nostre forze. Per favore, mia regina. Bene, ci proverò. E adesso apri la mente. Ascolta la voce dei figli naturali della terra. Ascolta la voce di Ironwood. Bowbreaker. Bitterroot. Oh no. Ha funzionato. Ho sentito qualcosa. Sì. Sì, ma la sua voce è molto flebile. La sua energia vitale è debolissima. D'accordo, adesso ci pensiamo noi. Will! Quintessenza! Si è svegliata. Abbiamo riportato Ironwood in vita. E adesso risveglieremo anche Bowbreaker e tutti gli altri zamballani. Un grazie non guasterebbe. Se fosse stato per sua altezza, la cara Ironwood sarebbe ancora a nanna e tutte noi saremmo belle e imprigionate. Ma lei che fa? Ci ringrazia davvero per sogno. Cadma usa questa corazza per proteggersi. Ha sempre avuto una certa difficoltà a riconoscere i suoi errori. Se non riesce ad ammetterli, può fingere di non averli mai fatti. Tarani, è mezzanotte. Lo so, mamma. E mi dispiace molto. Ho fatto un sacco di errori. Scusa, non avrei mai dovuto agire alle tue spalle. Dovevo portare Nigel a casa. Così ti saresti resa conto che è un bravo ragazzo. Io mi sono resa conto di una cosa, tesoro. Emettere delle sentenze a priori non è il modo migliore per crescere dei bravi ragazzi. Bravi come mia figlia. Ma non puoi pretendere che all'improvviso io smetta di proteggerti, piccola mia. Sono tua madre, non dimenticarlo. Ok, posso conviverci. Ma... e Nigel? Due condizioni. Prima, la prossima volta vi voglio qui a cena. E la seconda? Fili subito di sopra e ti fai una doccia. Puzzi di pesce!